Buongiorno a tutti i maiali, maialini, porcellini e porcellini. Andiamo a prenderci il caffè. Però, però io volevo adesso vedere quest'altra parte di Hotels che praticamente non abbiamo visto ieri. Allora, questa è la piscina di Manichi. Come nonna. Vai, carta mandata tu. Carta mandata. Allora. Ragazzi, guardate che sole, diciamo, ancora deve nascere. Non sto dicendo perché vi credete che è brutta giornata. Praticamente sono le 6:10. Comunque già hanno aperto il... Volevo dire questa cosa delle piscine. No, degli scivoli. Io ho visto da lontano ieri, no? Ho visto gli scivoli. No, prima di non ho già stato a mettere a fare tutti questi chilometri. Oh. Ah, ecco, ah, vabbè, non è ancora anche. Però è grosso. Dice, vabbè, guarda. Se vado con un caffè voglio, ma sono proprio a rotto. Le camelie, questi fiori durano un giorno, muoiono e rinascono, muoiono e rinascono. Questo ti fa, è il fiore che ha la vita più breve, incredibile. Certo, però la natura è proprio bella, Ah, però sono abbastanza simpatici questi scivoli. Oh. Ah, ma roppo non si può dire a capo di coppa. Voilà. Ah, ecco, fatta così. Oh, è per simpatico, però. Niente di eccezionale, però è simpatico. Per i bambini, poi. È una figata. Vabbè, andiamo a prendere il caffè, copriamo altri angoli di questo hotel. Speriamo che non incontro o incrocio qualcuno, perché ho fatto, ragazzi, una puzza che fa vomitare pure una capra. Mamma mia. Ah, questa qua è fatta della piscina di ieri. La gente che dorme qua. Oh. Na 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 na. Questo odore di salsedine, no? A prima mattina. Quando ti svegli, tende questo odore di salsedine, di... Cioè, a prima mattina, no? Troppo bello. No. E da qui, qui non arrivano gli ordini. Ah, già stanno vestendo qua, stanno preparando. Ieri c'era un altro concerto, però non già faceva avrei. Ah, questo è un mercato. Ah, oggi dov'era di mercati. Va, buongiorno. Comunque, ragazzi, è proprio una figata. Poi è proprio organizzato bene questo hotel. Una figata. No, che cosa?
questo non lo sapevo, no. Quindi fanno questa specie di mercato oggi. Ma che figata! Ma che cos'è? Ah, questo è per fare lo shop. Ah, questo è... Wow! Una sala gioco! Ah, per giocare a biliardino. Bello! Ma poi cavolo, che si sta? E cavolo, ehi! Facevi, ma ancora ti hanno presto, ma che dove? Ah, qua è dello shopping! Andiamo a vedere là in fondo che cos'è. Dice, hanno visto, ma questo ragazzo non dorme? Ieri stranamente ho dormito alle 11:30. E normalmente mi siete due, cioè vado a dormire 2:30. Ah, Sporting Tennis! Conferenze e meeting. Il tennis dove? Là. Questo è per fare le conferenze e meeting. Troppo una figata. Enorme, enorme. Voilà, allora andiamo a capire qualcosa, un caffè, e poi chiamiamo qualcosa in camera. Voilà, allora ragazzi, ma quest'ora è bello pieno pieno, allora riusciamo a vedere. Comunque si cucina bene qua, ad eccezione del ristorante di merda. Ristorante di merda di Salvador Ribera. I dolci poi sono veramente buoni. Guarda. Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, questo hotel mi stupisce tanto. C'è il teatro, non lo sapevo. Fanno gli spettacoli, però non so quando. Provate a vedere che è aperto. Diamo un'occhiata. Bello. Però purtroppo non è aperto, non riesco a vedere bene. Era una figata, uomo. Andiamo da Elio. A più tardi. Allora ragazzi, adesso ritorniamo in hotel. Sto facendo un po' di shopping. Però oggi andiamo dove compriamo i vestiti. Ok? Quelli là. Vedete la Florence. Però qua dovete fare sempre la battaglia, mi raccomando. Ragazzi, a me che la chiamano, fammi ricca che la metto la fava per il tarantello per sparagnare. Comunque mi sono comprato un costume, voleva 450 dinari. E quindi alla fine sono sceso a 50. Allora, non fatevi fottere quando venite nei paesi arabi, nel senso che ha da combattere, voglio. Non mollate, perché quando veramente state per andarvene, loro vi fanno il prezzo che avete detto voi. Quindi combattete, non stanno problemi. Ok? Ciao ciao. Adesso arriviamo un attimo in hotel e vediamo le bancarelle che hanno allestito. Oggi, quindi, Eli ha detto perché non ci spostiamo un po' e andiamo a vedere le bancarelle, no, le bancarelle, andiamo a comprare un po' di roba d'abbigliamento. Voilà, non problema. A più tardi. Stasera
altre 2 ore e mezza di massaggi, devo fare 6 da 2 ore e mezza di massaggi. Stasera in particolar modo ci sarà l'idromassaggio e 4 tipi di idromassaggi differenti, però non vi so dire che servono. E poi dovrò fare fanghi e le alghe. A più tardi, in quelle macchine spaziali, qua stanno delle macchine che sono qualcosa di incredibile, purtroppo non posso filmare. Allora, andiamo a vedere l'hotel, come hanno allestito tutta la bancarella. Allora ragazzi, questo è il lato del teatro. Ah, pure qua fanno il fatto del buffet, questa roba simpatica. Ah, è aperto, andiamo a vedere. E quindi anche qui fanno i pasticcini, cose, sempre tutto gratuito dell'hotel. Andiamo a vedere come hanno praticamente allestito. È troppo che le bancavano. Ah, qua fanno lo sport la mattina. Ah, è troppo organizzato, veramente organizzato bene. Questa è l'animation. Animazione, qua fanno un sacco di bullette da cosa. No, prodotti tipici di Argan. Allora, la vendita del cuoio qua è buonissima, è il cuoio eccezionale qua. Ah, è un po' che bangava. Andiamo all'arga. E là ci sono alcuni prodotti tipici di Argan, questo penso che sia pepe, non so. Bello, eh? Logicamente c'è anche lo zafferano. Voilà. Allora adesso ci spostiamo e allora praticamente andiamo da Elmo, vediamo se lui vuole uscire. Ah, la lavorazione, un'altra cosa molto importante del Marocco è questa lavorazione del legno, non è facile, eh? Questi non sono dei fogli, non sono dei fogli attaccati, questo qua è tutto un pezzo, vengono incollati 2 tipi di legno differenti e poi vengono levicati, lucidati, cioè la lavorazione qua è abbastanza complessa, in particolar modo quando vedete i palloni lì, e sono tutti di legno buono, eh. Io lo so perché ho visto un video su YouTube come si fa e quindi lo so come funziona. Comunque è una lavorazione molto complessa e lunga, non sono fogli attaccati come qua magari voi pensate, essendo che sono dei fogli magari attaccati, no, è tutto fatto a mano, l'ho visto. Comunque per il momento a me questa roba qui non mi serve. Allora ragazzi, a più tardi.